Siamo qui in Piazza Castello con Greta del liceo Einstein. Greta, l'Einstein è stato al centro delle cronache e adesso voi siete in piazza per i Fridays for Future. Quindi c'è assoluta convergenza fra gli studenti e i Fridays for Future. In realtà i Fridays sono studenti. Cosa ci puoi dire su questo punto? Allora, innanzitutto appunto con la nostra occupazione si sono rilanciate anche tematiche ambientali, per cui ovviamente siamo qui oggi al Fridays for Future perché in quanto studenti e studentesse pensiamo che sia assolutamente necessario lottare per il nostro futuro, per un ambientalismo che però non sia un ambientalismo di facciata, perché altrimenti si parla di giardinaggio. Noi appunto vogliamo portare avanti la nostra lotta e questa lotta va avanti anche sul piano ambientale. Però appunto una lotta ambientale, una lotta climatica deve passare anche per una lotta sociale ed è per questo che appunto come Einstein abbiamo portato avanti un'occupazione e oggi scendiamo in piazza anche per manifestare per il clima appunto. Un giudizio su Val di Tara? Un giudizio su Val di Tara, diciamo che Val di Tara non mette assolutamente al centro gli studenti, cosa che invece in qualità di ministro dell'istruzione dovrebbe fare ovviamente, e nulla, Val di Tara secondo me, secondo noi fa gli interessi dei privati, quindi di chi è già ricco, e ovviamente seguendo questo filone di pensiero, questa logica, noi studenti non saremo mai messi davvero in centro, non saremo mai protagonisti ed è per questo che appunto come studenti e studentesse vogliamo mobilitarci per riprenderci quel protagonismo che da tempo ormai non si vede più. Grazie Greta. Grazie a voi, grazie.